ragazzi! Sì, ragazzi! Alleluia! Torna il gol e torna anche la vittoria in Champions League! Battiamo 2-1 il Paris Saint-Germain e siamo ancora vivi! Sì! Sì! Partiamo subito così, con una folata del Paris Saint-Germain e una del Milan, da un campo all'altro in una velocità pazzesca. Poi arrivano delle occasioni sia per noi sia per loro, e nel nostro momento migliore, dove avevamo già creato una o due occasioni sprecate, arriva il gol del Paris Saint-Germain da un ex Inter che di nome fa Milan. Cross in mezzo da calcio d'angolo, Marquinhos la tocca, diventa una torre per Skriniar che in posizione regolare si inserisce e di testa, quasi inginocchiandosi, la butta dentro. 1-0 per il Paris Saint-Germain e io vedo i fantasmi dell'andata. E invece no, perché 3 minuti più tardi, una grandissima azione, Giroud va al tiro di sinistro, Donnarumma grande parata, rimane la palla in aria e Leao fa il colpo più difficile, la rovesciata che inganna Donnarumma perché la vede all'ultimo, c'era Marquinhos davanti a lui, non riesce a intervenire, la butta dentro Leao, 1-1 e la partita si riequilibra. E lì comunque dobbiamo soffrire tanto, tanto, ma si vede che c'è un giocatore che le altre volte non c'era ed è il migliore in campo secondo me. Ruben Loftus-Cheek, mostruoso, ha fatto ammonire Vitinha e Ugarte, ha dominato fisicamente su tutto il centrocampo parigino e ha fatto delle azioni clamorose, ha sfiorato il gol, ha sfiorato gli assist, un giocatore stupendo e non l'avrei mai detto perché io ve lo ricordo sempre, io non lo volevo perché al Chelsea lo vedevo un giocatore nella media, invece nel Milan fa una differenza abissale, maestoso, è come un leone che va con la sua falcata e distrugge tutto quello che trova, un giocatore clamoroso, però mi dà fastidio e ho tanti rammarichi perché abbiamo pareggiato le prime due e persa la terza, ora siamo a 5 punti alla quarta e abbiamo il Dortmund a Milano e poi il Newcastle a St. James Park. In questo momento il Dortmund primo nel girone a 7, se non mi sbaglio Paris a 6, noi a 5 e il Newcastle a 4. Quindi dobbiamo giocarcela, dobbiamo andare lì a Milano e a St. James Park per vincere, cercare in tutti i modi di vincere, perché abbiamo fatto una partenza col freno a mano tirato a dir poco. Come se avessimo le ganasce sui nostri cerchioni, non solo il freno a mano tirato, e rammarichi anche per il campionato, perché avendo giocato così col Paris Saint-Germain e poi arrivi da una sconfitta ridicola con l'Udinese perché Pioli si inventa i moduli e i giocatori sbagliati, mi girano i coglioni perfino quando vinco. Ragazzi, io ero convinto che non avremmo vinto e infatti ho perso una schedina sostanziosa, non vi dico quanto. Però, oh, meglio così, meglio vincere in campo piuttosto che vincere la schedina. Ma sono contento di aver perso la schedina. Meglio così. Dai ragazzi, ha segnato poi Olivier Giroud, che il VAR è andata a intervenire per cosa? Perché Hakimi è caduto, ma si è caduto anche Leao, non c'era nessun fallo e Donnarumma appena subito il gol a piangere. Poi ragazzi, io mi sono messo troppo a ridere quando c'è stata la pioggia di dollari per Donnarumma, ma era inevitabile a San Siro. Gran gol di Giroud sull'azione dove Leao è caduto. Il Milan comunque recupera il pallone, arriva a Theo Hernandez che la pennella e Giroud sovrasta Skriniar che aveva segnato e che aveva rotto i coglioni, perché sempre a braccia larghi, sempre a spingere bene, il karma ti punisce. Non solo Giroud si gira, si è girato anche il karma, caro Skriniar. Gol pesantissimo, in qualche modo siamo riusciti a
arginare il meglio come potevamo Mbappé. Dembélé mi ha fatto venire la tachicardia nel finale, si è perso un pallone in aria per fortuna, perché sennò era davanti a a Donnarumma. Ragazzi, sono troppo rincoglionito perché non ci credo. Abbiamo battuto Donnarumma e il Paris Saint-Germain. Qui volevo dire, davanti a Maignan, Donnarumma non è più il nostro portiere. Vabbè, davanti a Maignan, e lì l'avrebbe, secondo me, fulminato con un gol che sarebbe stata una beffa. Poi c'è Skriniar che ha rotto i coglioni e giustamente viene ammonito. Su un fallaccio ai danni di Leao. Leao esce poco dopo perché appunto era dolorante. Entra Okafor e ragazzi ha fatto un tiro che era destinato all'angolino. Donnarumma in qualche modo l'ha salvata. E comunque nel finale anche Kang In Lee ha avuto un'occasione, per fortuna anche quella non è entrata. Quindi abbiamo vinto, dobbiamo continuare così in Champions, ce la possiamo ancora fare. E ora testa a Lecce. Sempre forza Milan. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video e domani live reaction. Ciao a tutti ragazzi.